Stiamo per presentarvi la messa in italiano a New York. Telemater vive solo di donazioni e della vostra generosità. Vi ringraziamo per i vostri contributi che ci consentono di continuare a portare la parola del Vangelo in italiano nel mondo. Continuate ad aiutarci, anche la più piccola donazione può fare la differenza. Visitateci telemater.org/sostienici. Grazie. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. Benvenuti a tutti. Oggi abbiamo l'onore, il grande piacere di festeggiare la nostra cara e amata, anzi amatissima e carissima Santuzza, Santa Rosalia, che ci viene a visitare e resta con noi in questa chiesa. Iniziamo con un bel applauso, Santa Rosalia. Ringraziamo innanzitutto a Dio e il comitato di Santa Rosalia, e questa statua della Santa sarà proprio posta di fronte a San Rocco. Come sappiamo, avevano la stessa missione, come vedremo. Allora vogliamo affidarci all'intercessione della Santuzza. Offriamo questa Santa Messa per Gianni Gambino e per le intenzioni del Comitato di Santa Rosalia. Per celebrare degnamente questi santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e a voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Ere eleison,
pace in terra agli uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa, Signore Dio. Preghiamo. O Dio che hai creato e governi l'universo, fa che sperimentiamo la potenza della tua misericordia per dedicarci con tutte le forze al tuo servizio. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Ascoltiamo la parola di Dio. Prima lettura dal libro del Siracide. Il rancore e l'ira sono una bonin, il peccato li possiede. Chi si vendica avrà la vendetta del Signore ed egli terrà sempre i presenti i suoi peccati. Perdona l'offesa al tuo prossimo e allora per la tua preghiera ti saranno rimessi i peccati. Se qualcuno conserva la collera verso un altro uomo, come oserà chiedere la guarigione al Signore? Egli non ha misericordia per l'uomo suo simile. E ora pregate per i suoi peccati? Egli, che è soltanto carne, conserva rancore. Chi perdonerà i suoi peccati? Ricordati della tua fine e smetti di odiare. Ricordati della dissoluzione e della morte e resta fedele ai comandamenti. Ricordati dei comandamenti e non aver rancore verso il prossimo. Ricordati dell'alleanza con l'Altissimo e non far conto dell'offesa subita. Parola di Dio. Il Signore è buono e grande nell'amore. Benedici il Signore, anima mia, quando è in me benedica il suo santo nome. Benedici il Signore, anima mia, non dimenticare tanti i suoi benefici. Il Signore buono e grande nell'amore. Egli perdona tutte le sue colpe, guarisce tutte le tue malattie, salva dalla folla la tua vita. Ti corona di grazia e di misericordia. Il Signore è buono e grande nell'amore. Egli sa di che siamo plasmati. Ricorda che noi siamo polvere. Non ci tratta secondo i nostri peccati. Non ci ripaga secondo le nostre colpe. Il Signore è buono e grande nell'amore. Come il cielo è alto sulla terra, così è grande la sua misericordia. Su quanti lo temono, come dista l'Oriente dall'Occidente, così allontana da lui le nostre colpe. Il Signore è buono e grande nell'amore. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli,
Nessuno di noi vive per se stesso e nessuno muore per se stesso. Perché se noi viviamo, viviamo per il Signore. Se noi moriamo, moriamo per il Signore. Sia che viviamo, sia che moriamo, siamo dunque del Signore. Per questo, infatti, Cristo è morto ed è ritornato alla vita, per essere il Signore dei morti e dei vivi. Parola di Dio. Vi do un comandamento nuovo, dice il Signore, che vi amiate gli uni gli altri come io vi ho amato. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Pietro si avvicinò a Gesù e gli disse: Signore, quante volte dovrò perdonare al mio fratello se pecca contro di me? Fino a 7 volte? E Gesù gli rispose: non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. A questo proposito, il regno dei cieli è simile a un re che volle fare dei conti con i suoi servi. Incominciati i conti, gli fu presentato uno che gli era debitore di 10.000 talenti. Non avendo però costui il denaro da restituire, il padrone ordinò che fosse venduto lui con la moglie, con i figli e quanto possedeva, e saldasse così il debito. Allora quel servo, gettandosi a terra, lo supplicava: Signore, abbi pazienza con me e ti restituirò ogni cosa. Impietositosi del servo, il padrone lo lasciò andare e gli condonò il debito. Appena uscito quel servo, trovò un altro servo come lui, che gli doveva 100 denari, e afferratolo lo soffocava e diceva: paga quello che devi pagare. Il suo compagno, gettandosi a terra, lo supplicava dicendo: abbi pazienza con me e ti rifonderò il debito. Ma egli non volle esaudirlo. Andò e lo fece gettare in carcere fino a quando non avesse pagato il debito. Visto quello che accadeva, altri servi furono addolorati e andarono a riferire al loro padrone tutto quanto era accaduto. Allora il padrone fece chiamare quell'uomo e gli disse: servo malvagio, non ti ho condonato tutto il debito, perché mi hai pregato? Non dovevi forse anche tu avere pietà del tuo compagno, come io ho avuto pietà di te? E sdegnato, il padrone lo diede in mano agli aguzzini, finché non gli avesse restituito tutto il dovuto. Così anche il mio Padre Celeste farà a ciascuno di noi, se non perdoneremo di cuore al nostro fratello. Parola del Signore. Oggi, come 500, 400, 500 anni fa, servirebbe che abbiamo bisogno che la santuzza venisse nei sogni di qualcuno di noi, come fece nel 1600 più o meno, al tempo della peste, in Sicilia e in Europa, come andò in sogno a quel cacciatore. Gli disse: vai a prendere le mie reliquie, i resti del mio corpo santo, e portali in processione e vedrai che le persone guariranno dalla peste che a quell'epoca uccideva, come non mai potremmo dire, decimava il popolo. Ecco, speriamo che oggi Santa Rosalia o altre sante, altri santi come lei
possano essere inviati da Dio a qualcuno di noi, affinché anche noi possiamo trovare un rimedio a questo virus che sta uccidendo le persone. Questa penso sia l'intenzione più importante durante questo periodo così difficile. Ogni volta che leggo la storia di Santa Rosalia, devo dire che rimango esterrefatto, rimango veramente a bocca aperta, che lei veramente era una persona nobile, era stata promessa a un nobile, ma come sappiamo lei volle rimanere vergine e diventare eremita. Infatti si ritirò al Monte Pellegrino per pregare, per unirsi totalmente a Gesù e così diventare la santa che poi è diventata. Stiamo parlando del 1100. Prima in Sicilia c'erano gli arabi, poi sono arrivati i normanni nel 1100-1200 per riportare la religione cristiana e cattolica. E Santa Rosalia faceva parte di una di queste famiglie nobili, ricche, e ci fu una profezia proprio data alla sua famiglia. Dice: da questa famiglia, Sinibaldi se non sbaglio si chiamava, nascerà una rosa senza spine. Ed ecco che arrivò la santuzza, è vero? Ecco, siamo veramente grati al Signore. Santa Rosalia, come San Rocco anche, nella stessa epoca in Europa, Gesù scelse delle persone speciali per purificare il popolo dalla peste. E per la Sicilia ha scelto in particolar modo a Santa Rosalia. Ecco, è veramente un grande onore e piacere pregare tramite la sua intercessione. Vi ricordate, andò in sogno a questo cacciatore, gli disse: vai a recuperare le mie reliquie, portale in processione. Immaginate oggi, portiamo in processione le reliquie di un santo, e chi c'ha un male, un virus, una malattia viene guarito solo alla vista delle reliquie, del corpo della santa. Ecco, ma vogliamo pregare tramite la sua intercessione per un virus ancora peggiore, che non è solo il, come si chiama, Covid-19, ma è il peccato. Il vero virus che uccide i cuori e le anime è il peccato, che noi scegliamo nella nostra libertà. Vogliamo pregare alla santa affinché possiamo imitarla, come lei che lasciò tutte le ricchezze e si ritirò da sola. Immaginatevi una donna a quell'epoca, molto giovane anche, che si ritirava su una montagna per pregare, per offrire il corpo come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio. Questo è il nostro culto spirituale. Come dice il Vangelo oggi: quante volte dobbiamo perdonare? Domanda Pietro a Gesù. Pietro dice: beh, mo vediamo se me la cavo, dico 7 volte. Ma Caterina, come Gesù, ci hanno dato la risposta: non dico 7, ma fino a 70 volte 7 ogni giorno. Che significa sempre, quando un fratello sbaglia e ti viene a chiedere perdono. Questo significa tra di noi. Allora quante volte Dio perdonerà a noi? Ma se noi non perdoneremo di vero cuore al nostro fratello, quando sbaglia e si pente e torna da noi perché è pentito e dispiaciuto, se noi non lo perdoniamo, perché Dio dovrebbe perdonare a noi? Questa è la domanda di oggi. Dobbiamo riflettere su questo. Come dice il Padre nostro: rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Perdona a noi i nostri peccati, perché noi anche, prima di ogni cosa, perdoniamo. Questa è la misericordia di Dio per noi. È reciproca. Reciproca. La seconda lettura anche mi fa pensare tanto alla santa: sia che viviamo, sia che moriamo, noi siamo del Signore. Non possiamo scappare via dal Signore. O viviamo o moriamo, siamo sempre di Gesù, con Gesù, per Cristo, con Cristo ed in Cristo. Non possiamo scappare da noi stessi, perché Dio è sempre presente, ovunque. Poi Gesù ci chiede oggi, anzitutto, di perdonare, di essere misericordiosi, compassionevoli, di non giudicare
come abbiamo visto l'altra volta, per condannare o per distruggere. Possiamo anche giudicare per costruire, per ammaestrarci. Chi ti vuole bene ti fa piangere anche, si dice dalle nostre parti. Non è che ti fa sempre ridere, bello di mio, bello mio, bello mio. Se uno sbaglia, c'è bisogno anche di uno che lo corregge. Questo significa anche ama il prossimo tuo come te stesso. Allora ci vogliamo affidare all'intercessione dell'amata nostra Santuzza, che ci ha dimostrato che la santità è possibile, però dobbiamo lasciare tutto, anche se abbiamo tutti i beni di questo mondo, se siamo nobili, se siamo ricchi, se non ci innamoriamo di Gesù, come fece Santa Rosalia, come fecero i santi, se non abbiamo il desiderio di servire, di amare, di dare la vita, Gesù non troverà posto nei nostri cuori, non trova posto, perché il cuore nostro è già occupato per le cose del mondo. Allora ringraziamo a Dio che oggi la Santa ci viene a trovare e resta con noi, è vero? Ringraziamo di nuovo al Comitato e soprattutto alla Santa che interceda per noi affinché siamo purificati nel corpo e nell'anima. Sia lodato Gesù e Maria Santissima, e viva la Santuzza! Professiamo la nostra fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero. Preghiamo insieme, diciamo, sia glorificato il tuo nome, Signore. Sia glorificato il tuo nome, Signore. Per il popolo santo di Dio, perché sia per tutta l'umanità primizia della redenzione, germe fecondo di unità e di speranza, preghiamo. Sia glorificato il tuo nome, Signore. Per i pastori della Chiesa, perché sappiano raccogliere intorno al Signore l'intera famiglia di Dio e la servano umilmente con la parola e con l'esempio, preghiamo. Sia glorificato il tuo nome. Per i responsabili delle nazioni e degli organismi internazionali, perché cerchino con coscienza retta
ciò che giova al progresso e non si lasciano corrompere dalla seduzione del denaro e del potere. Preghiamo. Sia glorificato il tuo nome. Per quanti si adoperano ad alleviare le sofferenze umane, perché sappiano riconoscere il Cristo presente nel più piccolo dei fratelli, preghiamo. Sia glorificato il tuo nome. Per noi qui riuniti intorno all'altare, perché diventiamo costruttori del regno di Dio in ogni stato di vita, secondo i doni ricevuti, preghiamo. Sia glorificato il tuo nome, Signore. Per le nostre intenzioni personali e speciali affidiamo l'intercessione Santa Rosalia, patrona di Palermo, in particolar modo, affidiamo tutte le nostre intenzioni di quelle presenti all'altare di Dio onnipotente. Preghiamo. Sia glorificato il tuo nome, Signore. La tua sapienza, o Padre, ci aiuti a camminare nelle tue vie, perché nelle vicende del mondo sempre rivolta la speranza che splende in Cristo Signore e stiamo salvi. Egli regna nei secoli dei secoli. Amen. Signore, riceva la tua sangue questo sacrificio, a nome e gloria del suo nome.
Accogli con bontà, o Signore, i doni e le preghiere del tuo popolo, e ciò che ognuno offre in tuo onore giovi alla salvezza di tutti. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo. A te, Signore, Padre Santo, per Gesù Cristo, tuo dilettissimo Figlio. Egli è la tua parola vivente, per mezzo di Lui hai creato tutte le cose e lo hai mandato a noi, Salvatore e Redentore, fatto uomo per opera dello Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria. Per compiere la tua volontà e acquistarti un popolo santo, egli stese le braccia sulla croce, morendo distrusse la morte e proclamò la risurrezione. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo una sola voce l'inno della tua gloria. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, è qui convocata nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Nicola e tutto l'ordine sacerdotale.
ricordati del nostro fratello Gianni Gambino e di tutti coloro che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna. Insieme alla Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo con gli Apostoli, San Domenico, Santa Rosalia, San Atanasio e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, preghiamo insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo. Nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi rimettiamo i nostri debitori e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa e donale unità e pace secondo la Tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con tutti voi. Mantenendo la distanza, scambiamoci, Signore, la pace come figli di Dio. Pace e bene a tutti. Beati gli invitati alla cena del Signore, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa. Di soltanto una parola e io sarò salvato. Il corpo e il sangue di Cristo ci custodiscano in questa vita e per la vita eterna.
nella parrocchia di San Domenico, da parte del Comitato di Santa Rosalia. Io sono il presidente, il mio nome è Vincenzo Venuto. A questo punto io voglio ringraziare, naturalmente, prima di tutto, prima di ringraziare, siamo tutti qua per celebrare il giorno della nostra Santuzza, perché oggi si celebra a Palermo. E noi ringraziamo tutte queste persone di essere intervenute qua in massa, così ci fa molto piacere. Comunque voglio ringraziare immensamente il gruppo di Maria Santissima Addolorata, che naturalmente fa parte sempre di noi tutti gli anni, con a capo la signora Lucrezia Nardulli. Poi voglio ringraziare immensamente, pensando, l'ispiratore della festa di questa, della nostra Santuzza qua a New York. L'ispiratore è stato un uomo grande, signori, molto caro a noi. Il nome era Giovanni Gambino. Naturalmente lo abbiamo perso, però è andato nelle mani del Signore. Si trova in buone mani. Gianni Gambino, molto, molto devoto alla nostra Santuzza. Anche abbiamo un altro grande devoto alla nostra Santuzza, che ringraziando a Dio è qua con noi, il signor Giovanni, il fratello di Gianni. La signora Giovanna. Ringraziando il comitato, voglio ringraziare il signor Pio Andreotti, voglio ringraziare il signor Renato Milardo, voglio ringraziare il signor Angelo Timoneri, voglio ringraziare il signor Carlo Albicelli. E naturalmente non posso che ringraziare Honorable Carlo Cessura. Carlo, come si sa? Sì, sì. Dicevo? Ok. Comunque, non ho più altro da dire. Padre Alessandro, per la grande cosa che lei ha fatto, noi lo ringraziamo immensamente di vero cuore. Grazie. Grazie di vero cuore a tutti voi. Ringraziamo particolarmente a Monsignor Cassato, il pastore che ci ha dato permesso con gioia di celebrare la patrona di Palermo. Ringraziamo Telemater che ci visita. Conoscete Telemater, giusto? La prima televisione italo-americana a New York. Quindi questa, come voi vedete, questa messa sarà poi trasmessa anche su YouTube, Facebook. C'è un canale proprio che appartiene a Telemater. Quindi vedete che grazia su grazia. Lo ringraziamo a Dio, alla Santuzza. E adesso avete tutti questa preghiera che trovate qua. Se non l'avete, la distribuiamo. Preghiamo davanti alla Santuzza e dopo andiamo a mettere al posto suo. È vero o no? Sì. Facciamo una piccola processione. La benediciamo di nuovo, anche se già benedetto, abbiamo già portato in processione tante volte. E poi resta qua per sempre. Oddio, che offeso dalla colpa di Vladi con la penitenza, accogli il propizio delle preci che il popolo di voce dice a te rivolge, e per i meriti dell'intercessione della beata Vergine Rosalia, che dalle gravi delizie tu trasportasti nel mondo della solitudine, concedi, preghiamo, che tolti dalle montagne. Siamo i pieni della morte, liberati dai flagelli dell'ira tua che abbiamo creato il nostro peccato. Per Cristo nostro Signore. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
salvo. Dio Padre Onnipotente, per intercessione di Maria Santissima, di San Domenico, benedica questa salva nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Viva Santa Rosalia! Preghiamo! La potenza di questo sacramento, Padre, ci pervada corpo e anima, perché non prevalga in noi il nostro sentimento, ma l'azione del tuo Spirito Santo. Per Cristo nostro Signore. Amen. Vi chiedo anche un'offerta per Telemater. Loro vivono della nostra generosità e della provvidenza. Allora, cortesemente aiutiamo anche Telemater, perché stiamo facendo una missione in giro per le parrocchie di Brooklyn, Queens e New York. Grazie anticipatamente. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Glorifichiamo il Signore con la nostra vita. Andiamo in pace. Allora adesso portiamo la Santuzza in processione. Dai, insieme facciamo una piccola processione. E la portiamo dentro la salotto. Cantiamo, dai, un bel canto. Avete ascoltato la messa in italiano a New York. Telemater vive solo di donazioni e della vostra generosità. Vi ringraziamo per i vostri contributi che ci consentono di continuare a portare la parola del Vangelo in italiano nel mondo. Continuate ad aiutarci, anche la più piccola donazione può fare la differenza. Visitateci telemater.org/sostienici. Grazie.